Una serata da ricordare per Nicola Bertasa e Jacopo Caccia, i due giovani della Val Gandino che il 7 settembre scorso hanno salvato da un'auto in fiamme due giovani fidanzatini dopo un terribile schianto a Cazzano Sant'Andrea. Nella sala consiliare del comune di Cazzano, alla presenza di molte autorità civili e militari, è stato consegnato ai due ragazzi il meritato riconoscimento. Stasera si compie, diciamo così, la celebrazione, diciamo, più importante, perché viene fatta all'interno della comunità dei due ragazzi, uno poi tra l'altro proprio di Cazzano Sant'Andrea, e questo ci metterà in condizione di fare una bella festa per loro con un riconoscimento degno di tale nome. Quando riportate la gente in fiamme, giungono sul luogo dell'incidente Jacopo, 18 anni, e subito dopo Nicola, di 20. Le loro strade si sono incrociate probabilmente per un disegno certamente divino. Il 3 ottobre scorso Nicola e Jacopo erano stati invitati a Roma da Nunziante Consiglio. A Palazzo Madama avevano ricevuto l'applauso convinto dei senatori per il grande gesto di impegno civile. Sono stati in visita alla Camera, li abbiamo portati al Senato, dove c'è stato un bellissimo saluto da parte di tutta l'Assemblea e del Presidente di turno, e credo che anche lì abbiano un po' assaporato quello che è la politica, non solamente quella letta sui giornali, ma quella che ti inebria un po' così la mente quando vedi po' questi palazzi che sono proprio la Champions League, chiamiamola così, della politica. Prima della consegna delle targhe è stato rispettato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del tragico naufragio di Lampedusa. Siamo stati abituati con degli stereotipi per questi ragazzi, si sono chiamati fannulloni, bamboccioni, superficiali, tutta una serie di aggettivi che è poco edificanti. Credo invece che con due ragazzi così si possa invertire un po' questa brutta abitudine tipicamente nostra, e quindi, per l'amor di Dio, avanti così che va benissimo. Il nostro gesto non è stato fatto per farsi una pubblicità o per altro, non è stato così, fatto senza pensarci. Io vi ringrazio dei vostri grazie, perché non me li aspettavo.